Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Palia e in questo video andremo a vedere come ottenere la paravela. Per ottenerla basterà aver completato la missione Ancient Battery che ci darà Gina. Qualora non sapeste come completare questa missione, link in descrizione c'è la playlist che vi mostra come risolvere quel piccolo enigma che ci viene sottoposto. Una volta entrati nelle rovine. Una volta completata quella missione, basterà riparlare con Gina e lei ci darà un'altra missione, ci dirà di andare a parlare con Nayuma. Andando a parlare con Nayuma, Nayuma si troverà nella mappa di fianco alla mappa principale che vediamo appena usciamo di casa, Bahia Bay, credo si chiami la zona. Comunque, eventualmente, se non sapete come arrivarci, a breve ve lo faccio vedere, anche se c'è già un video sul canale, ma comunque ve lo faccio rivedere anche qui. Basterà andare da lei e lei ci chiederà determinati materiali per poter costruire questa paravela. Quindi ci serviranno, io le ho già costruiti, ma ora vi spiego come costruirli, come ottenerli. Ci servirà l'asse di alburno, ci servirà il tessuto e ci servirà il cuoio. Per ottenere l'asse di alburno, molto molto semplice, basterà portare a livello 2 il foraging, che sarebbe tipo la raccolta, e poi andare a parlare con Ashura. Ashura ci venderà il progetto per poter andare a costruire questa qui, che è la nostra segheria. Interagendo con la segheria, basterà inserire dei pezzi di legno e la segheria inizierà appunto a produrci queste assi di alburno. Adesso non le faccio perché non mi servono, ma comunque il concetto è quello. Per invece ottenere il tessuto dovremmo innanzitutto avere i campi per poter piantare i nostri semi, perché dovremmo piantare del cotone. Dal cotone potremmo appunto ottenere il tessuto e i campi ce li sbloccherà questo personaggio qui, Padru. Quindi, una volta che abbiamo, diciamo, portato a livello 2 anche questa abilità, e vi faccio vedere di quale sto parlando, eccola qui, Gardening. Una volta che l'abbiamo portata a livello 2, avremo la possibilità di acquistare i semi di cotone. Dopo vi faccio vedere dove dovremo acquistarli. Intanto ve lo dico, qualora già sapeste dove si trova, si acquistano al General Store. Li acquistate e li venite a piantare. Oltre a questi due materiali, ci chiederà anche del cuoio. Per ottenere il cuoio avremo bisogno di far fuori determinate prede, che sono quelle specie di stambecchi che girano, quindi non quelli piccolini ma quelli un pochino più grossi, che si trovano bene o male in giro per tutta la mappa. Sono facilissimi da trovare, ma all'inizio farete un po' di fatica a ucciderli, perché con la freccia normale, vi faccio vedere intanto le frecce, questa è la freccia normale che ci darà all'inizio, la freccia improvvisata, necessiteranno di due colpi per poter essere uccisi e quindi per poter ottenere il loro drop. Ma se riuscite a portare l'abilità di caccia a livello 2, potrete andare a costruire la freccia normale, o livello 2 o livello 3, ma mi sembra sia proprio il livello 2. E poi Hassan vi darà la possibilità di andare a costruire queste frecce, vi venderà il progetto e le potrete costruire. Con queste frecce basterà un colpo solo, quindi con queste non è impossibile, ma ci perderete un pochino più di tempo. Per andare ad ottenere invece la macchina che ci permetterà di lavorare le pelli e anche il cotone, bisognerà, la macchina è questa qui, e bisognerà appunto portare l'abilità di costruzione dei mobili a livello 2, e dopo Tish ci darà la possibilità di acquistare anche questo progetto. Vi faccio vedere qui come funziona. Questa è la Sernukhide, la pelle di Sernuk, e con questa pelle appunto andremo ad ottenere il cuoio. Basterà una pelle e una pelle la trasformeremo in un pezzo di cuoio, mentre per il tessuto basterà un pezzo di cotone e otterremo un tessuto. Ci vogliono 8 minuti per pezzo per il tessuto e 5 minuti per il cuoio. Ci vuole un po' di tempo, ma alla fine, mentre fate le altre cose, sicuramente, insomma, le ritroverete senza troppe difficoltà qui già pronte nella macchina. Detto questo, una volta fatte tutte queste cose, vi faccio vedere dove trovare i semi di cotone, dove trovare i Sernuk e come trovare Nayuma, qualora non lo sapeste. Andiamo a consegnargli la quest e andiamo ad ottenere la nostra meritatissima paravela.
Eccoci qui, siamo arrivati diciamo a Kilima Village e esattamente in questo punto qui nel General Store, interagendo con la cassa, potrete acquistare il cotone, mentre i Sernuk li trovate in grande quantità in tutta questa zona qui. Qui ne trovate veramente tanti e ne trovate qualcuno anche in questa zona qui. Sicuramente la zona migliore dove farmarli è questa. Da questa zona qui, qui ne trovate veramente, veramente tanti. Ora ci dirigiamo da questa parte a Bahari Bay, dove appunto c'è Najima che ci attende. Eccoci qui, questo è il punto in cui troveremo Najima, la troveremo qui dentro oppure qui a casa sua. Lei è la figlia di Odari, comunque la troveremo qui in zona. Si arriva da questo punto qui e si va in su. Adesso ci parliamo. Scusi, signorina. Dai, abbiamo portato il materiale. E abbiamo completato la quest come un uccello e abbiamo ottenuto appunto la nostra paravela. Faccio anche un attimo la conversazione opzionale. E adesso abbiamo appunto la nostra paravela. Vi faccio vedere. Siamo in una zona un pochino più altina. Eccola qui, spettacolare, finalmente. Ottimo giovani, direi che per questo video è tutto. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutte le prossime uscite che arriveranno su Palia e anche su altri titoli. Lasciate un bel like, commentate, condividete e se volete supportarci potete abbonarvi al canale, trovate il tasto sotto al video, il link in descrizione, pinnato anche nel primo commento. E all'interno cliccando troverete tutti i dettagli e tutti i vari tier. Potete anche utilizzare il link di Amazon qualora voleste supportarci per i vostri acquisti. Detto questo, grazie mille e alla prossima.